Ciao a tutti ragazzi da Iron Farmer, ben ritrovati in questo 17° episodio della serie su Transport Fever. Siamo qui oggi in compagnia di Spritz, il mio gatto, che è qui. Adesso voi forse non lo vedete fuori camera, però è qui e non ha molta intenzione di lasciarmi giocare, ma vuole essere elemento di disturbo oggi. Allora, una cosa che mi avete fatto notare, anche se me l'avete fatta notare 2-3 puntate fa, ma mi sono sempre dimenticato, praticamente la stazione degli autobus qui a Milano non era servita. Ora possiamo rimettere un attimo in play il gioco, così vi faccio vedere, anche perché quando diciamo riapro il gioco lo metto in pausa, osservo la situazione, cerco di ricordarmi dove ero rimasto e via discorrendo. Allora, nelle diciamo stazioncine, nelle linee che abbiamo fatto a Milano, non erano le linee, vabbè, viaggiavano, qualche persona che aspetta, come vedete c'è, qui c'è qualcuno che aspetta, qui c'è qualcuno che aspetta, qualcosina diciamo si muove, qualche passeggero c'è, ma avevo tralasciato la stazione degli autobus, praticamente nessun autobus girava all'interno della stazione e sicuramente credo che qualcosina farà, no? Nel senso che se tu metti gli autobus che passano, almeno uno che passa all'interno, almeno una linea che passa all'interno della stazione degli autobus, qualcosina cambierà. Quindi adesso l'ho appena fatto e vediamo un attimo che cosa succede. Allora, qui ci sono dei messaggi di avviso. Che cosa sono questi messaggi di avviso? Ah, qua c'è qualcuno in più che aspetta forse. Vediamo un attimino, cerchiamo di capire. Eccoli, allora ti sposti qui. Vediamo, 12 persone che aspettano. Dove siano queste persone non lo so, ma aspettano, saranno appena salite o appena scese, non lo so, pure è vuoto. Ci sono ancora 13 persone che aspettano, anche se non si capisce dove sono, però ci sono, va bene. Quindi lasciamole aspettare, evidentemente qua passano più linee e via discorrendo. Vediamo adesso appunto la questione deposito degli autobus, finalmente che adesso ci passano i pullman, se cambia qualcosa. Allora, quegli avvisi lì che cosa sono? Sono, adesso vi faccio vedere, sostanzialmente qui abbiamo la nostra industria che inizia a produrre beni, che è questa fabbrica qua, anzi merci più che altro. Praticamente mi viene detto cerca di inviare più merci, perché qua vedete cerca di inviare più elementi perché gli mancano assi, gli manca plastica, gli manca acciaio eccetera, e praticamente qui nella prossima puntata cercheremo di sostituire le linee via camion con le linee ferroviarie, perché ho scoperto che alla fine le linee camion convengono solo per portare il prodotto finito a destinazione, ecco, all'interno delle città, mentre per rifornire le fabbriche sono molto meglio i treni, che sono molto più veloci. In sostanza via camion, linee brevi col prodotto finito quando serve, se no addirittura via treno, mentre far fare un giro del genere così ai camion per portare via le varie merci veramente non finiscono più, diventa una cosa troppo lunga da fare. Questo lo faremo nella prossima puntata, perché nel frattempo la nostra fabbrica di cibo, eccola qua, ha preso un po' il via, si sta sviluppando e come potete vedere qua di cibo ce n'è parecchio, vedete quanto cibo che c'è qua da trasportare. Questo vuol dire che l'azienda ha preso il via, è ora di portare diciamo il nostro cibo anche nelle altre città. Per ora riforniamo solo Torino e Genova, che potremmo anche in teoria, vediamo se abbiamo, ok, richieste di cibo, buono, ok, nel senso che ne portiamo 80 di 97 a Genova, a Torino gliene portiamo 183 su 205, quindi potremo sulla linea che va a Torino aumentare di urca, mi si era, ah ecco, autosalvataggio per quello che non zoomava, potremo portare un nuovo camioncino sulla linea che va a Torino. Quindi da qua acquistiamo veicoli stradali, merci, che cosa abbiamo? Porca vacca, questo qua che cosa carica? Macchinari, attrezzi, guarda che camion che abbiamo,
super camion, cisterna, acciaio, cibo, no, vediamo. Vediamo se trovo uno di questi super camion che trasportano cibo. Giustamente questi no. Questo no. Questo sì. Questo trasporta cibo, ma forse questo ce l'abbiamo già. Probabile, vediamo un po'. Ma quanti cavolo di camion ho? Questo 40 tonnellate. Proviamo a comprare questo. Compriamo uno di questi. Acquista. Ok, e lo destiniamo alla linea cibo Torino-Genova o cibo Torino-Sud. Dovrebbe essere cibo Torino-Sud, no? Torino-Nord. Cibo Torino-Nord. Ok, vai a fare questa linea. Nuovo veicolo disponibile. Porca vacca. Per l'alta velocità ci servirà. Ah, a proposito di alta velocità, nello scorso video abbiamo visto il treno che trasporta praticamente le merci, che forse addirittura questo, no? Il treno che trasporta praticamente le merci da dove? Da Maratea, quindi da qua fino a Torino. Praticamente ogni tanto capita che debba rallentare, che a occhio croce. Questo, se riesco a beccarlo, tic tac tic, eccolo qua, beccato, eccolo qua. Ogni tanto deve rallentare, per quale motivo? Perché lui a parte che è vuoto, perché si vede che non riusciamo a produrre ancora abbastanza merci. Lui praticamente viaggia a 230 km orari, mentre gli altri sono ancora di tipo vecchio, viaggiano a 200. Quindi vuol dire che nella lunga tratta recupera terreno, e quando arriva al sedere, per non dire altro, degli altri treni è costretto a rallentare. Quindi ecco perché ogni tanto questo rallenta. Qua il treno viaggia a vuoto, quindi dobbiamo assolutamente incrementare la produzione di merci, perché se no non va bene. Per ora che cosa facciamo? Per ora praticamente facciamo in modo di portare il cibo anche alle altre città, quindi andiamo a stimolare la produzione della nostra fabbrica di cibo. Come facciamo? Portiamo praticamente il cibo in una stazione che potrebbe essere tipo qua, così, e dopo da qua facciamo dei viaggi via camion verso Milano, verso Bologna e verso Ravenna, addirittura verso Venezia. Ci possiamo addirittura portare qua addirittura. Però non vorrei rompere troppo le scatole alla futura alta velocità per passeggeri. Quindi portiamoci qua. Allora, stazione dei treni. Merci però. Merci è questo. E ne mettiamo una di queste qua che ci sono piaciute. Allora, arriviamo con le merci. Facciamo 320 metri, urca. Giriamo. Allora, con le merci arriviamo... Dov'è però la strada? La strada è di qua, quindi giriamola così. Potrebbe anche in futuro servire quel boschetto dei tronchi. Quindi mettiamoci qua. Track. Poi facciamo un pezzettino di strada, questo, e lo uniamo alla strada, così siamo a posto. Così poi qua ci sta il nostro deposito di camion. Poi a questo punto iniziamo con i binari, corsia autobus, mettiamo sì, mantenimento binari tram. Ah, ma questo per i prossimi acquisti. Devo capire bene che cos'è quello. Ok. Allora, qui allora dobbiamo praticamente... utilizziamo un binario vuoto. Utilizziamo un binario vuoto, perché così non andiamo a rompere le scatole a questi. Quindi binari, alta velocità non serve. E da questo binario...
questo binario cerchiamo di collegarci, che non ci riusciamo. Allora, cerchiamo di qua, così arriviamo qua e poi sempre dallo stesso binario, se ce la facciamo, facciamo una linea parallela. Parallela non possiamo, non possiamo, perché no, cazzarola. Da qui possiamo fare una linea parallela. Impossibile costruire, tua sorella, così me lo fai fare. Quindi da qua posso andare qua. Ok, va bene, va bene. Intanto colleghiamoci allora con questo, colleghiamoci forse. Perché non mi fai collegare? Bel problema questo, eh. Ah, perché questa è una stazione, idiota. Ecco perché non mi... Scusate ragazzi, mi do dell'idiota da solo. Questa è una stazione, per quello che non mi fai collegare. Quindi vuol dire che dobbiamo demolire un po' di pezzi, perché da qua, da qua ho demolito troppo. Forse sì. Curva eccessiva. Porca miseria. Guarda che mi deve fare veramente incazzare. Allora, strada adesso di nuovo. Questa. Collisione. Mamma mia, mamma mia, se non deve fare incazzare sotto certi punti di vista. Ok, abbiamo ripristinato la linea. Ora, mannaggia la pupazza, andiamo su binari e da qui veramente sei dispettoso, così non ti piace, incredibile, eh? Niente, allora demoliamo anche questo. Tac, facciamo un'altra cosa, proviamo ad usare un binario più. Ok, qua mi fai passare, è già positivo. Adesso da qua ci portiamo qua giù. Ce l'avrò vinta io prima o poi, no? E così mi fai, mi fai collegare, mi fai andare, boh. E questo serve per andare in là, in teoria. Me l'hai preso in teoria? In teoria sì, in teoria me l'ho preso. Ora da qua mi fai cortesemente tornare indietro. Sì. Scusate, sembra appiccico lo schermo, ma devo anche guardare che volevo fare i due sensi di marcia anche qua. Adesso mi deve far sclerare così sto giochino. Però fino a dove mi permetterai di costruire? Fino a qua ce la facciamo qua. Quindi a sto punto semafori vuol dire che ci serve un semaforo qua, perché così se qualcuno... Perché ci serve il semaforo qua? Non è vero? Ci serve un semaforo qua, perché se qua c'è il treno, il binario occupato, questo si ferma, questo può uscire, poi questo va, in teoria.
il binario qua arriva il treno, se qua è occupato questo passa di là, poi questo parte e via discorrendo. Quindi questo semaforo che ho piazzato qui non serve a un Kaiser. Perfetto. Di qua in teoria entriamo, facciamo la galleria, e da qua dobbiamo praticamente dobbiamo costeggiare tutti i monti. Allora facciamoli tranquillamente binari ad alta velocità, che da qui proviamo a fare così. Mi sono agganciato giusto? Forse, sembra. Accettiamo, track. Sembra che mi sono collegato giusto. Da qua, ok, manteniamo un'alta velocità, track. Dove siamo arrivati qua? Devo capire anche da che parte devo andare, sinceramente. Dobbiamo aggirare Milano, quindi andiamo avanti di qua. Per mantenere i 300 dobbiamo portarci qua, anche se sarà veramente difficile stare i 300 all'ora qua, ma ci proviamo. Quindi qui siamo ancora a 300. Dove dobbiamo andare? Qua. Quindi ci colleghiamo al... a dove? Qui. Ah, ma l'ho fatto un binario solo? E cavolo, è poco un binario. Transit track binari, mettiamo alta velocità, numero di binari 4, transito dei camion 4, catenaria sì, alta velocità, tipo di binario 480 metri, secondo collegamento stradale facciamo sì, applica. Allora, qui possiamo entrare direttamente qui camion, sarebbe una figata pazzesca, eh? Speriamo, vediamo, vediamo se poi funziona, perché tanto proveremo. Allora dobbiamo fare adesso il binario di ritorno, andiamo a farlo partire da di qua che è meglio. Qui passiamo in galleria, porca vacca, guarda che sali scendi, sali scendi. Allora, binario... va di qua, torna di qua, quindi qua dobbiamo fare lo scambio. Vediamo, così me lo fa fare. Perfetto. Ottimo, allora seguiamo poi la ferrovia. Bueno. Bueno. Ah, adesso qua non va più, perché? Perché tua sorella, impossibile. Segmento duplicato. Nah. Qual è il problema? Cosa vuol dire segmento duplicato? Niente, dobbiamo uscire da un'altra parte perché non me lo fa fare. Quindi noi da qua veniamo dritti. Tac. Allora eliminiamo quello che non ci serve. Ok, noi facciamo come ci pare, cioè noi dobbiamo farla a linea, quindi se non me la fai fare in un modo me la farai fare in un altro. Quindi vediamo se adesso mi fai costruire dove di nuovo qua. Sì però mi fai fare, sei veramente una M,
sei veramente una M. Guarda che roba. Perché non mi fai costruire? Cioè, ma cioè, dimmelo subito, no? Dimmelo che non ti piace. Capito, va. Da qui, che mi hai fatto fare il rettilineo. Ok, qua i 200 me li tieni, ma... 196. Cioè, dimmelo che ti sto sul Kaiser e vuoi farmi fare una strada diversa. Cioè, basta che me lo dici. Incredibile, oh, incredibile. Allora, no. Ok. Sto facendo. Allora, io non so come tu la pensi, ma io devo entrare qua. Grazie. Ok, allora forse finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi costruiamo un Kaiser. No, ragazzi, allora costruiamo praticamente adesso qui ci possiamo mettere il treno che va a prendere il cibo, lo porta qua, e poi dobbiamo costruirci le nostre stazioncine per quei camion per portare il cibo nei vari posti. Allora, vediamo un attimo che cosa facciamo. Mettiamo il deposito dei treni, che dove lo becco il deposito dei treni, non mi ricordo più. Treno, deposito, e il nostro bel depositello lo mettiamo giù. Che è successo? Ma non voglio demolire niente, voglio mettere un deposito dei treni. Deposito, grazie. Lo mettiamo qua. Ci mettiamo un binarietto. Ok, perfetto, e puoi andare. A questo punto compriamo un treno, acquista treni, locomotive, allora facciamo così, locomotive elettriche, questo quanto fa, i 140, ma comunque mi serve una locomotiva che faccia i 200. 160, 230, l'ultima che mi è comparsa quanto fa? 200, 160, 230, ma... Beh, prendiamo una locomotiva veloce, dai. 230. Allora, compra. Carrozze, merci, dobbiamo trasportare. Vediamo nelle ultime in fondo che cosa abbiamo eventualmente sbloccato. Dobbiamo trasportare cibo, quindi questo sì, questo sì, questo no, giustamente questo sì. Abbiamo sti carri qua trasportano cibo, capacità 27, questi non cibo, questi qua DHL sì cibo, sì cibo. Questi qua si cibo. Vediamo questi qua, dai, questi container qua ne trasportano 45. E quando ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 vuol dire quanto? 225? Sì, praticamente sì, 225 unità di cibo. 6, dai, poi al limite incrementiamo.
nuova linea, track, aggiungi linea che fa questo deposito. Porca, ma quante cavolo di finestre ci sono? Che sono troppe finestre. A questa fermata, ok. Allora, chiudiamo un po' di robe, perché sennò divento rincoglionisco. Ok. Torniamo qua. Al nostro deposito prendiamo il nostro treno, imposta linea. Che noi non l'abbiamo neanche rinominata, quindi che linea sarà adesso? Linea 1. Non lo so. Che linea 6? Allora, tac, tac, tac. Linea 1 in teoria. Ok, sei a posto? È a posto. Allora, seguiamo un secondo per capire se effettivamente fa la linea giusta. Nel frattempo la linea 1 la chiamiamo cibo. Torino, Milano. Milano centrale. Merci. Ok, quindi questo è a posto. Comunque qua è l'unico binario che c'è questo, quindi deve essere giusto per forza di cose. Per far sì che il nostro cibo vada poi a destinazione, dobbiamo, cominciamo con Milano. Allora, il cibo va portato agli edifici blu. Sì. Quindi dobbiamo creare un deposito per merci, deposito dei camion. Questo. Vediamo un attimo dove possiamo piazzarlo per servire un po' tutti. Questo sarebbe abbastanza positivo come posto. Così demoliamo tutto. Scusate, però se metto il grande a sto punto, collisione, 3 milioni e 46, vabbè, dai, piazziamolo. Però ci sta. A questo punto ci serve un deposito dei camion, che forse qua da qualche parte ce l'abbiamo, no, non lo so, ma ne facciamo uno. Deposito. Gira. Ma perché fa sto lavoro qua? Io non ho mica capito. Deposito stradale. Voglio so... Ah, ecco perché sbagliavo tasto. Eccolo qua. Tac, il nostro bel deposito stradale. Ok, quindi adesso compriamo acquista veicoli stradali. Camioncini devono trasportare cibo. Cibo, cibo, cibo. Questo qua. Questo trasporta cibo, cavolo. Carrefour, questi qua, compriamone questi 1, 2, 3 e 4 per cominciare. Tac, tac, devo fare però la linea nuova, quindi prima devo fare la linea nuova, porca di quella miseria. Linea nuova, linea 1, deposito qua, vediamo se mi prende questo deposito. Me lo prende, fico. Fico, ok, la chiamiamo linea cibo Milano, Milano centrale, centro città. Ok, fatto. Qua chiudi, poi andiamo. Veramente c'è da rimbambire sto giochino. Assegna la linea a tutti quanti a cibo
Milano centrale, centro città. Ok, fatto questo ragazzi, direi che per questo video ci possiamo anche fermare un attimo. Anzi, possiamo solo aggiornare un attimo le strade, nel senso che... Allora, qui i nostri camion non sono partiti. No, assegna tutti a cibo Milano centrale. E non partono. Perché? Allora, vediamo la linea. Questa. Qual è il problema di questa linea? Mi apri, scusa. Eccola qua. Ah, devo aggiungere le fermate. Aggiungi questa. Hai voglia di aggiungermi la fermata gentilmente Milano? Oh, le tipologie non combaciano, per esempio stazione di autobus e di treno. Ok, quindi in realtà a lei non piace. Quindi questa la devo togliere, che poi me la dà come Bologna. Quindi metto questa qua. Ok, questo gli piace in teoria. Quindi aggiungo questa stazione. Ok, perfetto. Peccato che non funziona. Che non funziona quella moddina lì. Cibo Milano. Assegna tutti come cibo Milano centrale, centro città. Oh, adesso partono. Adesso partono. Quindi vediamo se... dettagli linea track. Ok, perfetto, dobbiamo solo aggiornare la strada. Allora, per aggiornare la strada mi aveva fatto notare un uno di voi che basta andare su, vediamo che strada ci mettiamo, mantenimento, mettiamo sì, binari tram. Ah, vedi che si può fare anche quel lavoro lì. Ok, per aggiornare la strada basta andare sulla bacchetta magica, che dovrebbe essere questo ampliamento. Selezioniamo questa strada. Questa strada qua, che c'è il limite di 80. E aggiorniamo la strada. Oh, quindi non serve sfracellare tutto. Quindi questa strada la possiamo tenere. Aggiorniamo. Da che parte vai tu, bellina bella? Non lo sappiamo. Dov'è il deposito? Qua. Dovrei capire da che parte gira la linea. Dove vai tu, linea bella? Non si capisce. Proviamo a fare così. Ah, vai, vai qua. Ok, quindi strada, bacchetta magica. Bacchetta magica, abbiamo detto questo qua 80 all'ora, quindi track, track, anche te, quindi praticamente arriva di qua, poi andrà su sicuramente, giustamente, andrà su di qua fino al deposito che è lì. Dov'è l'ingresso deposito? Qua aggiorniamo anche questo, quindi facciamo il quadrilatero. Ok, a posto, anche le strade sono aggiornate, anche se non ho capito perché ci sono queste cose qua. D'accordo ragazzi, a posto. Mi verifico che funzioni il tutto. Se funziona tutto, nella prossima puntata, visto che ci siamo allungati molto, facciamo tutti i collegamenti con le altre città e poi passiamo a iniziare a sistemare un po' il fattore qua fabbrica di merci. Ci vediamo alla prossima ragazzi, intanto io osservo un attimo che tutto funzioni e che sia a posto. Ciao ciao!